Siamo nei laboratori dell'Università di Zurigo, dove avvengono le analisi genetiche dei campioni di stambecco raccolti durante le catture previste nel progetto Alcotra LMED IBEX. In questo laboratorio avviene l'amplificazione del DNA, mentre invece in questo avviene l'estrazione a partire dai campioni di tessuto o di sangue raccolti durante le catture. Gli obiettivi principali dell'azione genetica e monitoraggio del progetto LMED IBEX sono principalmente due. Da un lato, caratterizzare a livello genetico le diverse popolazioni dell'arco alpino italiano e francese e dall'altro cercare di comprendere come queste caratteristiche genetiche abbiano un'influenza sulla suscettibilità di queste popolazioni ad alcune malattie che sono note per avere un effetto importante sulla dinamica di popolazione dello stambecco. Studiare la genetica dello stambecco è molto importante per la sua conservazione. Infatti, lo stambecco ha una storia recente molto particolare. Le bouquetin des Alpes a presque complètement disparu à cause de la chasse, à cause de nous, les humains. Il a passé par un temps de très petit nombre d'individus, ce qu'on appelle l'étranglement de population. Quand une espèce passe par un temps de petit nombre d'individus, la diversité génétique va être beaucoup plus basse après. La diversité génétique, elle est très importante, surtout pour la possibilité de lutter des maladies dans le futur, parce que quand il y a beaucoup de pathogènes, on veut avoir beaucoup de diversité avec laquelle on peut lutter les maladies. La riduzione della variabilità genetica e del numero di individui spesso si accompagna al fenomeno dell'inbreeding, che avviene quando vi è la riproduzione tra individui geneticamente molto simili tra loro, come ad esempio nel caso degli individui consanguinei. L'inbreeding è pericoloso per le popolazioni perché aumenta le probabilità che vengano espressi dei caratteri nocivi per la sopravvivenza degli individui. Des individus qui sont reliés, par exemple frères et sœurs, cousins et cousines, si eux vont avoir des petits, les petits peuvent avoir vraiment des malformations à cause de cette consanguinité. I risultati ottenuti finora ci confermano che lo stambecco è una specie con una variabilità genetica molto bassa. In particolare abbiamo osservato una struttura ben evidente che differenzia le diverse popolazioni e ciascuna facilmente riconducibile alla storia di fondazione di ciascun nucleo, ovvero quali e quanti individui sono stati utilizzati per fondare le diverse popolazioni. Ad esempio, abbiamo osservato che la popolazione delle Alpi Marittime ha una variabilità genetica molto bassa. Questo è probabilmente dovuto al fatto che la reintroduzione, nonostante sia avvenuta in tempi storici perché si tratta della prima reintroduzione avvenuta, è stata effettuata con un numero di animali ridotto, ma soprattutto solo pochi di questi animali si sono poi effettivamente riprodotti e quindi hanno contribuito al pool genico della popolazione. Inoltre, abbiamo visto che a livello individuale una variabilità genetica più bassa può avere un effetto sulla resistenza alle malattie. Animali con variabilità genetica minore hanno una resistenza minore ad una malattia degli occhi, la cheratocongiuntivite infettiva, che può portare alla temporanea cecità degli animali e quindi ad una successiva morte, ad esempio per fame. Les différentes populations dans les Alpes, ils sont consanguines de différents fondateurs. Et à cause de ça, c'est possible de réduire la consanguinité qu'on trouve maintenant dans les Alpes par des translocations des animaux entre des populations. Ça va prendre des années parce que la génération des bouquetins, c'est à peu près 8 ou 9 ans. Alors ça va durer une vingtaine d'années avant qu'on va réaliser la réduction de la consanguinité.